Story Time. Evoluzione Radio. Bentornati su Storytime, dove si raccontano storie e voi siete i protagonisti. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Instagram, Facebook e LinkedIn. Io sono Thomas Grioni e oggi ai nostri studi è passato a trovarci Stefano Castelluccio. Ciao Stefano, come stai? Ciao, bene. Io sono molto felice di averti qui, soprattutto perché tu hai una bella storia da raccontare e sei venuto qui per parlarci della tua professione. Quindi ti chiederei di cosa ti occupi e da quanto tempo? Allora, io mi sono occupato di tante cose nel corso della mia carriera. Ultimamente, diciamo dal 2014, lavoro per un'azienda, una piccola multinazionale del software che si chiama Cast Software, nata a Parigi, nata in Francia, adesso propagata in diversi paesi del mondo, una grossa fetta negli Stati Uniti e ci sono anche in Europa diverse sedi. Noi ci occupiamo di una cosa che si chiama Software Intelligence, ossia... Allora, tantissime aziende usano il software, ne usano tanto, è una risorsa critica e quello che noi facciamo è prendere il software, digerirlo, misurarlo e produrre delle cose che noi chiamiamo insights, che sono misure, caratteristiche, che servono alla governance, servono per governare questa enorme complessità anche per realtà piccole. In effetti può essere una complessità significativa e fornire delle indicazioni per chi deve gestire tutto, gestire la manutenzione, gestire l'evoluzione, le trasformazioni, tanti aspetti che a seconda di quello che succede nel mondo del software noi siamo in grado di seguire, per esempio i processi di trasformazione verso il cloud, il problema, cioè una questione molto, molto attuale, oppure ancora più attuale la questione della sostenibilità. Quanto sono sostenibili le mie applicazioni? Sono in grado di farle consumare di meno corrente, produrre meno CO2? Quindi tutti questi tipi di problemi, ce ne sono tanti altri nel mondo del software, sì. Però diciamo, se vogliamo toccare due hype, il cloud e la sostenibilità sono, diciamo, dei confini, degli orizzonti sui quali noi ci muoviamo. Io vorrei entrare nel tema della sostenibilità, che è un tema molto attuale, no? Un tema molto dibattuto nel 2023, e ti chiedo come lo vedi nei prossimi anni, sia nel tuo settore sia in generale, nel senso che tu ci hai raccontato che nel tuo settore, nel tuo lavoro, avete una visione molto forte, no? Sì. Sulla sostenibilità, e come pensate di procedere per i prossimi anni? Allora, senz'altro da una questione di più sull'etica del business, sta andando verso una questione più sulla normativa del business. Ormai ci sono normative che saranno in rilascio nel prossimo anno, nei prossimi due anni, che di fatto obbligheranno le aziende, ancora già adesso esistono per alcune tipologie di aziende, obbligano a dichiarare il loro consumo, la loro produzione di CO2, no? Quanto impatto hanno sull'ambiente. La sostenibilità in realtà è una questione molto ampia che riguarda anche altri aspetti dell'etica aziendale, però noi ci focalizziamo soprattutto sull'aspetto legato alla produzione dei gas serra, naturalmente, no? Perché questo è il nostro mestiere. Quella è una buona fetta, quindi sono diverse normative europee, soprattutto anche negli Stati Uniti hanno le loro normative che sono volte appunto a richiedere alle aziende un bilancio di CO2, cioè quanto produco di CO2 e in che modo lo produco e quali sono le mie misure per contenerlo, no? Quindi diventerà più qualcosa che sarà in parallelo col bilancio effettivo. Sì, diventerà proprio, sì, come dicevi tu, all'interno del bilancio, quindi una cosa che va in simbiosi sostanzialmente. In simbiosi. E quindi tra le altre cose ci sono, ovviamente nel corso degli anni il problema è stato affrontato in vari modi e ovviamente il primo approccio è stato quello di andare sul ferro, cioè, è chiaro che se io sono un'azienda che produce acciaio la mia fonte di produzione di CO2 saranno altre cose, non sarà il software, però per esempio per aziende molto orientate sulla tecnologia come le banche, come le assicurazioni, come chi fa criptovaluta e cose di questo tipo hanno in realtà la loro produzione principale, il consumo di energia principale viene dai data center di fatto, no? E quindi finora si è stati molto concentrati sul dire beh, io faccio i data center efficienti che consumano il meno possibile, che sprecano il meno possibile, ok. Però ormai siamo arrivati al punto in cui tutto il consumo dei data center, o larga parte del consumo dei data center, soprattutto in quelli dei, come si chiamano, gli hyperscaler, cioè sì. Google, Microsoft, AWS, Amazon e così via, in realtà fanno sì che la larga parte del consumo dei data center è dovuto dal modo in cui le applicazioni si comportano. Quindi se sono state applicazioni pensate
per ridurre il minimo possibile il consumo, allora l'impatto sulla produzione conseguente di CO2 è significativo. E quello che possiamo dire noi, dato che analizziamo il software, è dire: il software che tu hai scritto pensando alla sostenibilità. Alla sostenibilità, che è un pensiero assolutamente lodevole, nel senso, sì, forse il tema della sostenibilità dovrebbe essere inserito in qualsiasi settore lavorativo, no? Di pari passo con, come dicevi tu, la finanza e tutto, comunque dovrebbe entrare nei bilanci vari dei vari lavori. Esatto, perché diciamo, pensiamo all'atmosfera come una risorsa, quindi di fatto quando emettiamo CO2 stiamo consumando spazio in una risorsa, come può essere il territorio. Certo. E quindi l'idea è dire: io riesco a fare in modo di continuare a fare il mio business usando meno spazio a disposizione per quanto riguarda il consumo di CO2, se non addirittura riducendolo o quasi annullandolo. E però quindi è un'idea fondamentale per il business, che diventerà parte, secondo me, del DNA delle aziende, dei processi decisionali. Nelle aziende ci sono delle figure ormai preposte a quel settore, alle quali noi tra l'altro parliamo, gli ESG manager, come si chiamano, quelli che si occupano direttamente di questo aspetto. E l'altro punto è: va bene il principio, ma poi io sono in grado di appoggiare queste decisioni a un numero, a delle misure, cioè posso applicarlo sostanzialmente. Posso dire: se tu fai queste cose spendendo tot giorni uomo riduci di tot tonnellate di CO2 il tuo consumo, quello che noi in gergo si chiama un business case, no? Cioè effettivo, pratico. Sì, vedere se effettivamente concretamente applichi queste cose. Esatto, l'obiettivo nostro è quello, cioè andare dagli ESG manager e dire: guarda che noi abbiamo la proposta, puoi sbilanciarti verso il tuo management dicendo una cosa del genere, cioè io mi posso impegnare in tot anni a ridurre di tot tonnellate investendo tot risorse per poterlo fare. E io voglio farti un'altra domanda, no? Perché abbiamo parlato un po' di come funziona il posto in cui lavori, però non abbiamo definito la tua professione. Tu sei un design manager, giusto? Sì, sono solution design manager, di fatto è una parola inglese che significa che mi occupo della prevendita, cioè di capire da un lato i bisogni e i mal di pancia dei clienti e capire come con le nostre soluzioni possiamo andare incontro alle loro esigenze, no? Quindi puntuale. Dall'altra, capire i bisogni e i mal di pancia del mercato e capire in generale nel mercato cosa possiamo fare noi con quello che abbiamo, addirittura alimentare la ricerca e sviluppo dicendo: guardate che c'è bisogno di questo, c'è bisogno di questo, c'è bisogno di questo. Quindi siamo il ponte, diciamo, tra il mercato, l'intermediario sostanzialmente, sì, tra il mercato, tra i clienti e di fatto la ricerca e sviluppo della nostra azienda, insomma. E se ti dovessi chiedere di lanciare un messaggio, no, a tutti quei ragazzi e ragazze che stanno ascoltando questa intervista, che vorrebbero fare il tuo lavoro, che tipo di percorso gli consigli? Allora, in realtà il consiglio che si può dare è che ogni 2 o 3 anni devono pensare di cambiare lavoro o meglio di rifarsi una formazione, no? Quindi l'idea formarsi è sempre. In ogni 2 o 3 anni l'orizzonte, soprattutto limitiamoci, ci sono tanti settori in forte evoluzione, limitiamoci per questioni di semplicità alla questione dell'informatica, no? All'ICT, Information Technology, no? Qui i ritmi sono annuali, ogni anno l'orizzonte cambia di fatto, di esigenze. Quindi il fatto di mantenersi in costante formazione è fondamentale, il fatto di avere una formazione ampia che mi permette di spaziare in diversi settori è un'altra. Quindi l'unico è quello, state sempre con l'occhio e con l'orecchio su quelli che sono le esigenze nel momento e cercate di seguire per quanto possibile. In questo esatto momento c'è sicuramente una questione legata alla sostenibilità, esperti in questo campo, che è un settore completamente vergine, quindi c'è pochissimo ancora, quindi anche le competenze professionali devono ancora essere di fatto costruite. Sì, no? Diciamo, buttatevi e siete un po' i precursori. Sì, 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 sì. E poi c'è il mondo della cyber security, per cui in questo momento c'è un'esigenza. Questo è chiaro, il mestiere è ben definito, si sa quello che devono fare, ma non ci sono sufficienti. Diciamo che poi se c'è questo tema che purtroppo non riusciamo a dibattere in questo momento perché l'intervista sta per concludere, però tra università, mondo lavorativo, anche quello sarebbe un tema da entrarci, visto che comunque hai citato cyber security, sì. E spesso si fa fatica all'università a tirar fuori, sì, ragazzi che arrivano da quel mondo. Sì, non riesce, è difficile per l'università riuscire a seguire il ritmo di cambiamento del mondo del lavoro.
Quindi, dato che questo è un problema, l'unica cosa che si può dire è cercare di mantenersi attenti ai cambiamenti e cercare di mantenere una costante formazione per avere le opportunità man mano che si presentano. Sì, sono assolutamente d'accordo con Stefano. Tra l'altro voglio dare il tuo profilo LinkedIn, dove trovate anche Storytime, che è Stefano Castelluccio. Guarda Stefano, io ti ringrazio di essere stato nei nostri studi. Grazie a voi. Ti faccio un in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. E ci risentiamo alla prossima. Alla prossima. Storytime, Evoluzione Radio.